Buongiorno ragazzi, ci troviamo qui di fronte in piazza Cairoli, guardiamo questa persona che magari è un senza tetto, vediamo cosa possiamo parlare con lui. Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Così così. Quanto tempo che sei in Italia? 8 anni. 8 anni. E come ti trovi in Italia? Arrivo per gamba, perché artrosi. Il mio paese ha tanto soldi, io non ce l'ho soldi, arrivo qua. Qua non ho operato perché? Perché non ce l'ho tessuto sanitario. Adesso, quando tutto cambiara, tutto. Saldini, sì? Sì. E basta adesso. Ma adesso per vivere cosa fai? Come fai ad andare avanti? Voglio che ho operato, non ho operato. Gamba non funziona, niente anca. Uno osso con altro osso. Male. Per me scriva compressi. E dove poco heroin. No, non male. Camminare non male. Ma tu dove sei? Ma tu dove sei? Io in Lituania. Lituania, bravissimo. Ma per te Milano è bellissimo, vero? È una città sì, bella? L'Italia è bellissima. Anche la gente è bella, vero? Gli italiani è bellissimo, no? Bellissimo. Piccoli problemi. Io non ce l'ho tessera sanitaria e non ho operato. Però tu lo sai che la sanità italiana è una delle migliori al mondo, lo sai questo? Non ho capito. Tu lo sai che la sanità italiana è una delle migliori al mondo, lo sai questo? Sì. Tu vai là e loro ti curano, anche se non hai la tessera sanitaria, loro ti possono aiutare, sì, lo sai questo? La tessera sanitaria basta, no problema. No, anche se tu non hai la tessera sanitaria, loro ti possono aiutare, è il tuo problema. È vero che tarda un pochettino, però loro ti possono aiutare a sistemare il problema della tua gamba. Sì. Quanti anni hai? 57. Mamma mia, è un bel casino. No, sono giovane. Sì, sì, no, no, tu sei giovane, certo, questo è sicuro. Però voglio dire, per vivere cosa fai? Chiedere le limosna in strada? Cioè, chiede una moneta a qualcuno che magari ti vuole dare qualcosa? Sì, piano piano comprate, piace latte, piace... comprate tutto, i shampoo, i macchinette per barba, no, tutto. Oh, bravo, comunque che tu sei una brava persona. Però io ti posso dire una cosa, che sì. Il tuo problema della tua gamba che tu hai, tu devi andare all'ospedale, loro comunque che ti aiutano, perché qua in Italia non lasciano morire nessuno, ricordalo questo. Italia è uno dei migliori paesi al mondo, aiuta, capito? Se tu vai là, c'è il problema della gamba che non puoi camminare, tu parla con loro, dile che hai bisogno di questa cosa e sicuramente loro ti aiuteranno. Mio gamba qua, giù problema. Perché fammi vedere cosa c'hai. Incidente, autobus. Io ah, medicato. Sì. Io medicato. Capito. Questo. Io medicato. E oggi medicato. Oh mamma mia. Sì, questo è un bel casino gamba. Quello che c'hai lì. Tutti i problemi. Mamma mia, ce l'hai la gamba gonfia. Qua. Che casino! Quando ho qua. È un bel problema questo. Grande problema. Sì. Grande. Però, sì. Come ti ripeto prima, tu devi andare. Gli italiani sono bravi. Comunque, anche se non hai la tessera sanitaria, loro ti aiutano lo stesso. Questo tu devi capire questa cosa. Che l'Italia è un paese che accoglie la gente, la rispetta. E nonostante tutto, anche se il governo è cambiato molto, però comunque ti aiuta. Ricorda questo. Non pensare mai a queste cose. Perché sì, ci sono i bravi e i cattivi, c'è ovunque. Ospedale una notte, mattina arrivo poliziotto, vai via, basta. No, no, basta. E questa è una cosa normale, mia... però chiedere le limosna in strada, sì, comunque... 6 anni dormi a strada, prima. Sì. Adesso no, adesso dormitorio, perché? Per gamba. Prima volta dormi normale. Quando dormi a strada, freddo, sì, bevi, notte bevi.
Ma tu lo sai che hanno fatto anche per andare a dormire, cioè tu che sei una persona senza tetto, loro tu puoi andare a dormire, ci sono i punti dove andare a dormire, anche perché la sera non si può dormire, perché tu lo sai che se tu rimane fuori a dormire può anche morire, questa cosa lo sai, no? Adesso quando dormi normale non bevi niente, basta, perché non è normale. Va bene, comunque sei una brava persona, sì, così, e vai all'ospedale e parla con loro e vedi che ti aiutano. Grazie, sei molto gentile. Grazie, grazie. Sei una gran persona. Ci vediamo. Grazie, ma'am. Grazie.